Non sarà la fine del mondo, almeno si spera, e nemmeno la fine del campionato. La festa del Mantova alla discoteca Vanità Mascara è stata un'occasione di incontro e di bilanci tra due mezze stagioni, per ricordare una salvezza acciuffata per i capelli e un'estate vissuta pericolosamente. Il vicepresidente Tirelli si è scusato per la telenovela della cessione, non cessione societaria, che ha tenuto banco per mesi. Infine, per ricordare che una squadra allestita in fretta e furia è in lotta per i playoff. Parola tabù per mister Sauro Frutti, che aveva promesso pugnalate a chi l'avesse pronunciata, ma è Natale e anche l'allenatore sta al gioco. Io spero, penso di fare meglio di dove siamo arrivati adesso, perché onestamente quest'estate è stata brutta, perché pensavamo di trovare qualcuno che entrava nel manto, che prendesse il manto. Purtroppo è andato così, ma adesso siamo contenti di questo, perché noi soci siamo molto uniti, arriveremo alla fine bene, non ci sono problemi. E io credo che questo manto possa fare di più. Ce ne separate, da una parte squadra al completo, a parte il capitano Spinale assente per motivi familiari, staff tecnico, dirigenti e sponsor, in un'altra sala i tifosi, paganti e qualcuno abbastanza infastidito sentendosi declassato. Ma l'umore passeggeri, tutto si è stemperato nel cerimoniale collettivo che prevedeva la sfilata della squadra e dei collaboratori, l'esibizione del corpo di ballo della scuola Degas di Cerese e una lotteria a premi.